Fuori dai piedi. Devo andare avanti. Piccola Eva, mia splendida figlia. Proprio tu. Oh, quanto mi sei mancata. Cosa? Oh. Ah. I poteri mi abbandonano. Rose! Miranda! Interessante. Il tuo corpo è davvero anomalo. Restituiscimi Rose! Adesso! Vedrai! Quando ti avrò finalmente ucciso! Prendila, ora! Lasciala! Ho trascorso un'eternità preparando questo momento. E adesso lo vuoi distruggere così? Mi prenderò ciò che mi è dovuto. Tutti i miei desideri verranno esauditi! No! Rose è mio! Che cazzo! Sei stato utile al tuo scopo, Winters. Ti sei sbarazzato dei tuoi figli e hai risvegliato il glorioso Megamicello. Su, via, non preoccuparti per la piccola Rose. Ti posso assicurare che ci penserò a renderla davvero felice. Quindi ora puoi morire in pace. No! Sei stato... Sto utile al tuo scopo, Winters. Ti sei sbarazzato con i tuoi figli fasoli e hai risvegliato il glorioso Megamicello. Su, via, non preoccuparti per la piccola Rose. Ti posso assicurare che ci penserò io a renderla davvero felice. Quindi ora puoi morire in pace.
lascerò scappare. Prendi questo. Non hai nulla da temere. Coraggio. Devi avere. Cos'è l'amore per una figlia, non è vero? Perché vuoi privarmene? Spiegami perché cazzo non vuoi capire che Rosa è mia figlia, non tua! Adesso basta giocare! Non mi fermerai! Non ho mai visto un essere umano sopravvivere. Non sarai forse uno di noi. Il Mega Micete mi ha salvato dalla completa disperazione. Mi ha fatto dono di un potere immenso e grandioso! Come no? Ti ha solo fatto uscire di testa! Quanta energia! Sei discusso. In fondo, tutti muoiono prima o poi. Posso assumere qualunque forma. Beast. O la tua grande. Oh, grande Mega Micete! Ascolta le mie preghiere! Ora, Winters, lascia pure tutto nelle mie mani. Ti aspetta un riposo eterno. Col cazzo! Muori, 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 oh. Muori. Io mi riprenderò mia figlia! Comprendo bene come ti senti, Winters. Dico davvero. Purtroppo però è arrivata. Con i poteri di Rose e del Mega Micete, mia figlia potrà finalmente ritornare in vita! Ho aspettato 100 anni, un secolo intero, solo per questo giorno. Non puoi salvare Rose. Perché ti intrometti? Perché hai così bisogno di Rose se tanto stai per morire? Perché è mia figlia, maledetta psicopatica! Oh. Mi prenderò io cura della piccola. È giunta la tua ora! Crepa! Non permetterò a nessuno di portarmi via Rosa o di prendere mia figlia! Sei ancora in piedi!
Che mi dici di questo? Ah!